Signore, buonasera, benvenuti in questo nuovo cambio di serie. Siamo arrivati alla giornata 19, l'ultima del girone d'andata. La giornata comincia con il pareggio tra Benevento e Torino. Benevento che si può di vantaggio con un calcio di rigore di Viola per un fallo di Sirigu sulla Padula. Che fa il 2-0. Che fa il 2-0 la Padova. Il Toro fa il 2-1 con Zaza su assist di Singo. E poi incredibilmente la pareggia al 92esimo ancora con Zaza, stavolta su assist di Belotti. Ci sono stati ben 3 gol annullati: il primo a Glick per un tocco di mano, il secondo a Belotti, sempre per un tocco di mano, e il terzo, sempre per un tocco di mano, di Zaza. Quindi la partita poteva vincere, poteva finire 3-3. Poi abbiamo l'incredibile vittoria molto sofferta della Roma contro lo Spezia. Dopo l'incredibile sconfitta a tavolino successa in Coppa Italia, la Roma rischia di perdere anche in campionato. Tipo di vantaggio la Roma con Borja Mayoral, che è sostituto di Dzeko perché ha litigato con Fonseca, quindi d'ora in poi quasi sarà quasi sempre titolare. Fa l'1-0. Fa l'1-1 Piccoli, che approfitta di un errore della difesa, mi sembra di Ibanez, e fa l'1-1. Fa il 2-1 ancora Mayoral con un gran gol saltando il difensore. Fa il 2-1. Poi c'è il 3-1 di Karsdorp su assist di Pellegrini, mi sembra. Vediamo un po'. Sarà Pellegrini. Borja Mayoral, tra l'altro, ha fatto. Ha segnato 5 gol in 4 presenze da titolare. Incredibile. Il gol di Mayoral è assist di Veretout, mentre il gol di Carto è assist di Spinazzola. E quello di. Kumbulla ha fatto l'errore nel gol dello Spezia. Assist di Pellegrini, il primo gol di Majoral. Poi c'è il pareggio di Farias, il 3-3 incredibile al 90esimo di Verde, poi al 92esimo Pellegrini fa il 4-3 su assist di Bruno Perez. Incredibile. Una partita infinita. Poi abbiamo un incredibile pareggio 0-0 tra Udinese e Inter. E soprattutto la seconda sconfitta del Milan in campionato con l'Atalanta, che vince per ben 3-0. Un Milan quasi inesistente perde a Bergamo per 3-0. Grazie alle reti di Cristiano Romero su assist di Gosens. Ilicic su calcio di rigore per un fallo di Kessié. E Zapata per il 3-0. Poi abbiamo la vittoria per 2-1 della Fiorentina con il Crotone. Fa l'1-0 Buonaventura con un grandissimo gol al volo da fuori area. Stop e tiro al volo. Fa il 2-0 Vlahovic su assist di Ribéry. E il 2-1 la riapre il Crotone grazie a Simi su cross di Pedro Pereira. Poi abbiamo la ritorno alla Juve e il ritorno alla vittoria della Juve in campionato, dopo la vittoria in Supercoppa. Si porta in vantaggio la Juve con il primo gol in Serie A di Arthur su assist di CR7. Arthur tira, scivola, la palla deviata da Schouten va in porta. Poi c'è il 2-0 del carissimo Weston McKennie, che è un giocatore favoloso, su assist di Cuadrado. McKennie va di testa ed esulta alla Harry Potter. Incredibile. McKennie è un fenomeno, è fortissimo, simpatico, fa di tutto, un fenomeno. Poi abbiamo l'incredibile sconfitta del Napoli con il Verona. Si prende in vantaggio il Napoli con Lozano, che fa il secondo gol più veloce in Serie A dopo quello di Leao, perché quello di Leao era 6 secondi, mentre questo qua era 8. Però il Verona la ribalta, prima con Di Marco su assist di Faraoni, poi
poi con Barak su assist di Zaccagni, e poi con Zaccagni su assist di Lazovic, che fa il 3-1. Zaccagni un mostro, un qualcosa di devastante, lui Barak, tutto il Verona, un qualcosa di spettacolare. Poi abbiamo la vittoria per 1-0 del Cagliari del Genoa con il Cagliari, grazie al gol di destro. Su assist ne è arrivato Strootman. Vittoria anche per la Lazio con il Sassuolo. Sassuolo che però si porta in vantaggio grazie a Ciccio Caputo che torna al gol. Fa il suo assist di Juricic. Fa l'1-0. L'1-1, ma Milinkovic Savic su suo assist di Correa da calcio d'angolo. Fa il 2-1 Immobile. Su assist di. Su assist di. Ancora di Marusic. Sì, sì, di Marusic. Il primo invece era di Correa. Da calcio d'angolo. L'ultima partita è quella che c'è stata tra Parma e Sampdoria. Sampdoria che vince 2-0. Primo gol lo segna, il primo gol in Serie A del giapponese Yoshida. Fa il 2-0 Keita Baldé. La prossima giornata è venerdì, ma prima abbiamo la Coppa Italia. Abbiamo la Coppa Italia per la Juve. Sì, i quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì. Domani abbiamo il derby Milan-Inter. Poi abbiamo mercoledì Atalanta-Lazio insieme a Juve-Spal e giovedì Napoli-Spezia. Quindi il recap di Coppa Italia verrà giovedì. Quindi siamo giovedì con il recap di Coppa, dei quarti di finale di Coppa Italia. Il domenica o lunedì, vediamo un po' se domenico o lunedì. E ve lo dico subito se domenico o lunedì. E domenica con quello di Serie A. Quindi ci vediamo al prossimo video. Bella.